per noi il cliente è il bene primario. Fare banca è mettere al centro comunque i clienti. I valori principali di BPM sono sicuramente la centralità del cliente, dei suoi bisogni e la voglia di andare incontro alle sue esigenze. La persona è al centro dell'attenzione. Le persone sono i propri dipendenti, le persone sono i propri clienti, sono i propri soci ed azionisti. Le persone per BPM rappresentano un capitale importantissimo perché sono legate alla banca da una storia centenaria. Le persone vengono prima delle società. Ecco perché, quasi 150 anni fa, nacque la Banca dei Milanesi. La Banca del Milanese è un concetto che si evolverà, sarà un concetto, sarà la banca di casa per tutti quei territori dove noi siamo presenti. Fondata da 350 cittadini di ogni ceto per offrire credito a commercianti, piccoli imprenditori e industriali, Banca Popolare di Milano si è sempre contraddistinta per lo stretto legame con il territorio. I valori di BPM sono senz'altro la centralità del cliente, l'attenzione ai suoi bisogni e al territorio. La Banca Popolare di Milano, a differenza di molti competitor, è una banca che si caratterizza per la grande storia. Una banca di quasi 150 anni, il cui fondatore ha voluto dare, diciamo così, un segno distintivo, soprattutto dando peso alle persone. Per me lavorare in Banca Popolare di Milano significa lavorare in una grande banca. È stata una grande occasione che mi è capitata 23 anni fa quando sono stato assunto. Che vuol dire recuperare un grande senso di responsabilità. Il volto del gruppo è cambiato in maniera radicale, ma sempre con una grande sfida. Ora tocca a noi raccogliere quell'antico lascito, lontano nel tempo ma sempre attuale. Negli anni siamo diventati un'importante forza economica a livello nazionale, capace di creare valore e favorire lo sviluppo dei territori di riferimento, di famiglie e imprese. Alcuni incidenti di percorso del recente passato hanno tuttavia causato serie ripercussioni soprattutto alla nostra reputazione. Nonostante le difficoltà, ci siamo risollevati e stiamo guardando avanti. Il cambiamento è iniziato con l'Assemblea del 22 ottobre 2011. La trasformazione del sistema di governance ha assicurato fin da subito un percorso di crescita chiaro e trasparente, nel rispetto dell'indipendenza e della storia dell'Istituto. Negli ultimi 150 anni la banca era innovativa, abbiamo avuto un momento dove ci siamo, diciamo, seduti, adesso la banca ha rincominciato a portare idee nuove, ad avanzare, a cambiare. Il rilancio è stato immediato. In uno dei momenti più complicati per il Paese, abbiamo portato a termine un aumento di capitale di 800 milioni di euro che ha rafforzato la nostra patrimonializzazione. Abbiamo nominato il primo consigliere delegato della storia di BPM, Piero Luigi Montani, figura di riconosciuta esperienza nel settore bancario, e abbiamo costituito una nuova squadra di manager. Ai talenti già presenti sono state affiancate professionalità provenienti dall'esterno, che hanno saputo infondere nuovo slancio all'Istituto. Ho salutato i dipendenti come prima cosa e come segno di rispetto. In seconda battuta ho chiesto a tutti quanti di collaborare insieme a me per mettere insieme un piano industriale. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo è avvenuto un cambiamento radicale. Un cambiamento radicale che ha interessato tutte le parti di questa banca. Un piano industriale ambizioso che ha toccato davvero tutti gli ambiti. Pensiamo alla ristrutturazione della rete commerciale, pensiamo alla semplificazione della sede di Banca Popolare di Milano. Dal punto di vista commerciale abbiamo avuto priorità in tre direzioni. La prima è stata comunicazione e percezione da parte dei clienti, la seconda è stata rafforzare quelli che erano i contenuti della nostra offerta, la terza è stata un'innovazione radicale nelle modalità con cui ci porgiamo ai nostri clienti, sia in termini fisici sia attraverso il digitale. Davvero tantissimi cantieri aperti. È un piano basato essenzialmente su responsabilità e meritocrazia, che è un piano che valorizza le persone che lavorano in questa banca. Lavorare per la Banca Popolare di Milano vuol dire lavorare in una grande famiglia. Secondo me significa avere la consapevolezza che si lavora per una grande azienda, molto importante. Per me lavorare BPM è un orgoglio. È il massimo, è un orgoglio personale proprio. Per me lavorare per BPM è una passione che è nata 15 anni fa e continua e aumenta sempre più. Motivare, favorire l'interazione e conoscersi saranno aspetti fondamentali per aumentare l'efficienza. I valori BPM sono la semplicità, la vicinanza al cliente, quindi la trasparenza nei confronti del cliente, ma anche un grandissimo senso di appartenenza. E nell'ultimo anno e mezzo abbiamo ricominciato a ricostruire tutti questi legami e adesso dobbiamo continuare ad andare avanti. Dopo
quasi 18 mesi, siamo tornati ad acquisire clienti. È fondamentale il lavoro che svolgono tutti i nostri colleghi sulla rete, perché sono loro che tutti i giorni in trincea devono convincere il cliente a dare fiducia a noi piuttosto che a un'altra banca. In conclusione, io credo che il 2012 sia stato un anno di grandi sacrifici, un anno di grandi difficoltà, ma l'anno in cui la banca ha posto le fondamenta del suo rilancio. Le prime risposte arrivate dal mercato sono incoraggianti. A fine 2012 il titolo BPM ha segnato un balzo di circa il 50% rispetto all'anno precedente. Gli analisti hanno riconosciuto i nostri sforzi, sottolineando più volte l'apprezzamento per il cambio di direzione. Hanno visto esattamente che il piano industriale non era fatto di tante parole, ma era l'insieme di fatti. Tanto ancora deve essere fatto, però sicuramente un segnale di discontinuità è stato dato e quindi i mercati hanno reagito positivamente. La soddisfazione degli analisti per il 2012 credo che in gran parte derivi dal lavoro visibile che tutte le persone che stanno in banca hanno compiuto in questo lungo periodo. Il messaggio per i soci dipendenti, associazionisti è non dobbiamo aver paura del futuro. Nessuno ha mai detto che 150 anni fa che noi saremo una banca statica. Una banca statica non ha futuro. Noi siamo una banca dinamica, con il vostro aiuto, sia dei dipendenti sia dei soci non dipendenti, costruiremo una banca che ci renderà tutti fieri e orgogliosi di farne parte. Il futuro è stato già anticipato, ma rimane molta strada da fare. Il progetto di trasformazione in SPA coinvolge tutti noi e ci consentirà di completare il percorso di cambiamento, ma senza rinunciare al nostro DNA mutualistico. Il progetto si fonda su tre pilastri: la partecipazione ai risultati di tutti i dipendenti grazie all'assegnazione di azioni gratuite, la trasformazione in una società per azioni che ridefinisca la composizione degli organi societari, la nascita di una fondazione per assicurare servizi socio-assistenziali alle famiglie dei dipendenti e degli ex dipendenti. Questo cambiamento è avvenuto a tutti i livelli della banca e perché questo cambiamento lo vogliono tutti e perché solo cambiando possiamo riuscire a vincere ancora una volta un'altra partita. Io credo e spero che le persone continuino ad essere il punto di forza della Banca Popolare di Milano. La cosa importante è che le persone che lavorano a Popolare di Milano si sentano sempre più orgogliosi di lavorare in una banca che ha un nome, una reputazione importante. Oggi, come 150 anni fa, le persone vengono prima delle società. Più moderna, più semplificata e più trasparente nei confronti della clientela. Credo che questa sia la banca del futuro. La banca che vorrei è una banca che ha un'identità e una coesione solida. Dobbiamo ritrovare la coesione fra tutti noi per creare per la nostra città e per il nostro territorio una banca leader in Italia.